L'associazione si chiama ADIN, l'acronimo sta per Associazione Diplomati Istituti Nautico. Invito qui il presidente, l'ammiraglio Franco Perselli. Grazie a tutti, buonasera, grazie per aver partecipato, come presidente dell'ADIN, l'associazione diplomati dell'Istituto Nautico, di cui io mi onoro di rappresentare e di farne il presidente. Molto per merito, devo dire, di manipolo di 11 persone, me compreso, e ho fatto la parte di nome, è vero, perché ero ancora impegnato con la Guardia Costiera, e quindi fui chiamato una volta dal preside, che aveva questa idea di costituire questa associazione che affiancasse il nautico per il rispetto e la cultura del mare, per onorare quanti hanno operato e onorato degli anni di istituto nautico, e quindi e per stare vicino ai giovani che in questo difficile passaggio di transizione tra la formazione e il mondo del lavoro hanno sempre più bisogno di aiuto. Io dico sempre ai giovani che loro sono meno fortunati di noi in questa generazione, perché per loro è molto ma molto più difficile trovare uno sbocco, un posto di lavoro, e questo vale anche, devo dire, per il mare. Io sarò brevissimo perché i saluti che si dilungano sono sempre molto, non sono mai ben accetti. In realtà però lei sa un paio di cose le volevo dire. Innanzitutto, da quest'anno ti devi cercare un nuovo ammiraglio a rappresentare le istituzioni, perché io vengo come presidente dell'ADIN da quest'anno, di cui, ripeto, sono onoratissimo e orgogliosissimo. Due parole, ma brevissime, sull'ADIN, perché, come ho detto, l'ADIN è nata il 10 maggio del 2014, è una creatura, è un bimbo di appena 2 anni, e nei primi 2 anni di vita abbiamo avuto ovviamente un sacco di difficoltà. Difficoltà superate, devo dire affrontate e ben superate, soprattutto per mezzo dei miei collaboratori, che qui vedo insieme con me c'è il vicepresidente Fedele e il tesoriere Colozzo, che poi sono la spina dorsale di questa associazione, che di fatto poi loro fanno il lavoro materiale. In quest'ottica quest'anno abbiamo voluto affiancare il nautico in qualche iniziativa che ci auguriamo possa avere poi un seguito nel futuro. E cioè abbiamo riunito il consiglio direttivo, ci siamo detti affianchiamo il preside di questa prestigiosa ormai manifestazione che, come ha detto il comandante della capitaneria, non è uguale in tutti gli altri istituti. Comandante, ti posso spiegare che io, che mi sono diplomato al nautico, non l'ho avuta questa festa, nemmeno io. Quindi da questo punto di vista, negli anni anche ovviamente le maestranze del nautico hanno fatto passi da gigante, merito ovviamente dei vari presidi che nel tempo ci sono succeduti, e da ultimo solo per questioni di tecnico, non chiedo la cosa, il preside di luce. Dicevo, a fianco a questa prestigiosa manifestazione, noi abbiamo voluto partecipare con due iniziative deliberate al Consiglio Direttivo che ci tengo a dire brevemente e di cui andiamo orgogliosi e speriamo che avranno seguito. Intanto abbiamo deliberato di stanziare 2 borse di studio a favore di due ragazzi più meritevoli, che si sono maggiormente distinti nel profitto delle 2 sezioni. Io li chiamo uno capitani, l'altro macchina, ora si chiamano con acronimi diversi, però mi piace ricordare questa sezione macchinistica, come era al tempo, e la sezione capitani. Quindi, premiamo 2 ragazzi che hanno preso 100 e lode, sono diplomati con 100 e lode. Vi tengo a precisare che non sono gli unici 2 a essere diplomati con 100 e lode, però sono gli unici 2 che nel secondo criterio selettivo, in caso di parità che abbiamo adottato, sono stati ammessi con una media migliore. Addirittura questi 2 sono stati ammessi con la media del 10, questo ci fanno vergognare. Noi quando eravamo la media del 7 era classe virtuosa, ora sono ammessi con la media del 10. Beati loro e soprattutto i loro genitori, e poi quando si diventa genitori l'orgoglio è soprattutto dei genitori.
questa è una prima iniziativa e quindi mi auguro che i ragazzi, ripeto, la borsa di studio nel suo valore è simbolica, ma ovviamente vale molto l'averla conseguita, perché è una cosa di cui i ragazzi possono andare orgogliosi. Un'altra cosa che abbiamo fatto, l'associazione vanta già molti iscritti, però quest'anno per il primo anno abbiamo voluto scrivere d'ufficio, quindi come soci onorari, tutti i ragazzi di quest'anno che si diplomano quest'anno all'ADIN e tutti quelli che quest'anno conseguono il diploma oro. Quindi credo che dice il tesoriere, siamo intorno alle 200 persone e noi ci auguriamo poi di avere anche negli anni futuri per poter attingere da loro un contributo che possa dare, in effetti, che possa dare al nautico un supporto, ripeto, nella divulgazione soprattutto della cultura marinara, cosa che anche Eta non è Repubblica Marinara, ma solo sulla carta, non lo è, sappiamo bene la storia, quindi è una cosa che anche Eta manca, quindi noi ci auguriamo anche nei prossimi anni di avervi tutti con noi. Vi faccio un grande in bocca al lupo e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie.